Allora, senti, la prima domanda, in che posizione? La prima domanda è questa: secondo te l'Italia, con questa rivoluzione del Maghreb, si è perso delle occasioni? Questa? Con le rivoluzioni del Maghreb si è persa delle occasioni? No, perché le rivoluzioni del Maghreb ancora non si capisce che fine faranno, nel senso cosa diventeranno. E sono le prime vere rivoluzioni di cui nessuno riesce a concepire, a padroneggiare il vettore. Nel senso che noi non sappiamo chi comanderà nell'Egitto tra un anno, in Tunisia tra un anno, in Libia tra un anno. Neanche in Siria lo sappiamo, e perché non c'è più un gendarme del mondo, perché gli Stati Uniti non vogliono più essere. E poi volevo sapere, ti è mai capitato di non pubblicare una notizia anche importante? Di non pubblicarla? Per scelta no, mi è capitato di sbagliare. Di sbagliare? Notizie importanti che pensavi di che non dovessero andare in onda? No, no, cioè censure volontarie mai, perché proprio è umiliante. Se io fossi il solo in un regime dittatoriale, lo potrei fare, non lo farei, non sarei io. E secondo te l'informazione sta andando verso il web? Un po' sì, un po' no. Se tu pensi, si è detto che la televisione normale è morta, la televisione è morta, ma in realtà poi stiamo parlando qui, per quel poco che conta, del successo di un telegiornale tradizionale, sì. Il contrario del futuro. Va bene, buona resistenza. Ciao.